Ed ecco i titoli dei principali giornali di oggi. Riguardano principalmente la manovra. Il Corriere della Sera titola Conte non temo ribaltoni. Una manovra forte che guarda al futuro, ma Di Maio e Renzi attaccano. Mentre la Repubblica scrive La notte in cui il governo ha ballato. Sulla manovra guerra tra ministri PD e renziani. Franceschini, troppi ricatti, così non duriamo. Tassa sulla plastica, rivolta degli industriali. Mentre la stampa scrive odio e pedopornografia nelle chat dei ragazzini. Video inneggianti a Hitler e all'ISIS e di bambini abusati. La base a Rivoli. Il Sole 24 Ore scrive una riforma per ridurre le tasse. L'intervista di Roberto Gualtieri, governo unanime anche su evasione, tasse sul lavoro e flat tax, discontinuità netta. Una sola manovra non fa una politica economica. Ora cantieri su fisco e pensioni. Il giornale scrive rapina in casa, aumentano le imposte sugli immobili e sugli affitti. Colpito anche il popolo delle partite IVA. E spuntano anche altri 12 miliardi di tasse in più. Scontro Trump-Mattarella sui dazi, Made in Italy e 5G. Libero Quotidiano scrive: piovono tasse sul governo, Salvini colto da un malore. Giochi, diesel, plastica, case, affitti, tanti balzelli, tutti inutili, partite IVA, crocefisse. Il capitano ha una colica renale, mi si è ingrossato il fegato. Lotta ai contanti, se regali 2000 euro al figlio, vai nei guai. Il Fatto Quotidiano, lotta agli evasori, pronto allo scontro. Conte al fatto, è una rivoluzione culturale per tutti i cittadini. La prima volta lo Stato premia gli onesti e senza punire chi usa i contanti. I grandi evasori andranno presto in carcere. Il Foglio scrive: in Siria Trump ha fatto a Putin l'ultimo di una lunga serie di favori, dal Rojava alla Libia, passando per la NATO. Caso Skripal e impeachment, ogni mossa della Casa Bianca delizia il Cremlino, l'autogol iniziale nel 2017. La Gazzetta del Mezzogiorno titola: dazi amari tra Italia e USA, governo 3,5 miliardi al sud. Tassa sulla plastica, ira delle imprese, contante massimo 2000 euro, evasione fino a 8 anni di carcere. Il Gazzettino, 8 miliardi di tasse in più, ecco tutte le novità. Manovra economica, cosa cambia per imprese, famiglie e professionisti? La Nazione, tasse e bolli, colpita ancora la casa, aumenta la cedolare secca, ma arriva il bonus per rifare la facciata. Imposta sulla plastica, imprese in rivolta. Il secolo XIX dice: Carige, annullate le condanne, Berneschi, adesso vogliono i danni. All'ex presidente della banca erano stati inflitti in appello 8 anni e 5 mesi, c'è il rischio prescrizione. Accolte le richieste dei difensori, il dibattimento per riciclaggio non doveva essere celebrato a Genova. Il Tempo. Sinistra al comando, piovono tasse, manovra dalle detrazioni IRPEF cancellate a secondo del reddito al bollo sui certificati. E poi imposta sulla plastica, stangata pura pure sulla vendita della prima casa. È il solito PD. Grazie per avermi ascoltato, vi rimando al prossimo video. Arrivederci.